Qualche giorno fa, come unica ipotesi dell'incidente, avevo detto che poteva esso essere accaduto nel momento in cui transitavano i fidanzati, perché era quello l'attimo in cui Viviana usciva dall'auto. Ma pensandoci bene, in realtà Viviana perde del tempo perché deve tirare fuori dall'auto il figlio. Per cui dobbiamo stimare che passino dei secondi e sopraggiungano altre auto. Un'auto che seguiva quindi quella dei fidanzati e dell'avvocato potrebbe prendere Viviana e Gioele mentre loro si trovano qui a sinistra. Tra l'altro c'è il discorso della visuale problematica in quanto il controluce la ostruisce. Poi quest'auto potrebbe inizialmente pensare di accelerare per scappare, ma dopo, vedendo l'area di sosta del casello, decide repentinamente di frenare. Quindi inizialmente vuole scappare, accelera, non frena, poi improvvisamente decide di frenare ed ecco che restano le impronte nel casello, probabilmente alterate ad hoc per fare sembrare che poi esse non siano di un'auto ma di un veicolo pesante, perché in realtà la misurazione di quelle gomme lasciate sul selciato è anomala, cioè non sembrano in realtà né lasciate da un camion né lasciate da un'auto. E poi guarda caso mi arriva questo messaggio che sta a suffragare proprio quella posizione indicata da me in quel video. Questa foto dovrebbe essere, questo è il punto esatto in cui è successo qualcosa. Lei vede questa foto, ovviamente lei ha questo dono, e ingrandendo e lavorando un po' la foto, sempre con questo filtro, perché loro si vedono solo attraverso il filtro dall'aldilà, quindi si vedono due immagini: sotto il volto di Viviana con la bocca un po' stretta, aperta, lascia stare la macchia bianca sopra l'occhio sinistro, non si vede bene. Sopra c'è il volto del bambino coricato con la bocca aperta, e quindi sono insieme, appaiono insieme in questo punto, proprio aprendo la portiera, in corrispondenza della portiera e di dove ferma la macchina lì. Non so se per te significa qualcosa, comunque questa è venuta fuori oggi, quindi si evince questo punto essenziale dove appaiono due volti, sotto quello uno più grande che sembra femminile, sopra sempre in orizzontale, non in verticale, in asse verticale, ma in un asse orizzontale, quindi volto coricato, quello di un bambino, ovviamente con i capelli biondi, comunque si vedono a malapena le orbite, un po' la bocca, il tratto del naso, comunque bisogna creare molto contrasto per far risaltare questi la fisionomia, ovviamente, però questo si vede in questo punto esatto che corrisponde praticamente alla portiera sinistra della macchina. Ovviamente c'è anche un accenno di capelli biondi di lato, nella parte del volto sotto c'è un accenno di capelli biondi nella parte destra dell'immagine, e anche del bambino parte sopra, quindi appare molto verdastro, diciamo un'energia verde sull'asfalto. Difficile da guardare, ma per chi ha occhio come Sonia evidentemente vede questo, e non è a caso, è sempre un indizio, perché bisogna guardare anche oltre se vogliamo capire, e poi da lì si può tracciare anche addirittura, figurati, forse una traiettoria della frenata. Credo che c'entri qualcosa se noi partiamo da questo punto e seguiamo quella traiettoria fino alla fine. Dobbiamo cercare di allungare la traiettoria all'indietro, Eder, per vedere che tratto fa rispetto alla macchina, rispetto alla posizione della macchina. Bisognerebbe prendere un po' di misure. Traccia una linea dritta, orizzontale, fra la portiera posteriore, forse
dobbiamo sfruttare purtroppo questo indizio dove sorgono questi volti, tracciare una linea orizzontale verso la portiera e tracciando proprio questo si capisce dov'è l'impatto. Ieri abbiamo avuto quindi questa foto in cui sul traliccio sono visibili le scarpe nella posizione originale, ma qualcuno mi ha chiesto ancora dove sia il corpo perché non riesce a capirlo. Allora, in questa foto il corpo è localizzato a destra e davanti c'è la parte discendente. Adesso seguirà una foto che vi permetterà di capire cosa sta davanti al traliccio. Davanti al traliccio, dove vedete il furgone, c'è la strada. Quindi lui è diretto verso sinistra, infatti a sinistra intravedete le auto, quindi queste persone sono dove viene trovata Viviana. Il furgone è entrato in retromarcia dal sentiero e lì c'è quindi il sentiero che scende. Ora vi faccio vedere un'altra immagine dall'alto con la posizione del corpo di Viviana che è identificata dalla X rossa sul territorio.